la mia mamma mi ha suggerito appunto di che un domani si doveva sistemare Santa Caterina, però la faccenda non era tanto facile. È venuto il nuovo parroco, l'abbiamo interpellato e nello stesso tempo mi ha detto di sì, e vi abbiamo formato un comitato e con tanto entusiasmo e siamo andati avanti per 25 anni. Siamo molto devoti e chiediamo anche delle grazie. Un giorno a 25 novembre tutti riunione, tutto il paese, si radunano nelle famiglie, fanno come tradizione la trippa, perché è un giorno di festa per noi qua nella zona. Una festa popolare e importante perché raduna tutti i vecchi personaggi che c'erano qua dalla via, delle famiglie che dopo sono andati via. La mattina presto comincia a suonare la campanella, che è una cosa che richiama proprio i tempi della nostra infanzia. E questa festa comincia proprio con la campanella, perché è una festa che non è solo una festa paesana, una festa del cuore, perché richiama in tutti un senso della nostra infanzia. Intanto è vero che tanta gente che era di Besana e che si è trasferita in altri posti, quel giorno lì torna qui perché deve fare il giro nella fiera, ma soprattutto deve venire in questa chiesetta a fare il bacio della reliquia, a rendere omaggio a Santa Caterina. La pecora è uno degli animali caratteristici della fiera di Santa Caterina da quando è nata nel 1893, perché era una fiera agricola e quindi la pecora poi rappresentava per l'agricoltore un elemento importante dell'economia. Questa pecora in particolare è la pecora della Brianza, la pecora brianzola, una razza che se alcuni allevatori non si fossero messi in mente di conservare sarebbe sparita, che è una razza piuttosto pregiata perché la lana che per esempio dà questa pecora cresce nelle parti più nobili della pecora. C'è proprio questo aspetto della fede innanzitutto, della religiosità, della devozione popolare, ma c'è anche questo aspetto del sentirsi parte di una comunità. È stato fatto l'ultimo restauro dove è stata ritirata via, diciamo, la crosta che aveva nei secoli coperto quello che c'era sotto, e sono emerse queste tre finestrelle che un tempo dovevano essere aperte, perché questa chiesetta, nella sua forma tardo-romanica, da lì prendeva la luce.